fotogramma, via. Tagliamo, andiamo avanti, questa deve essere la parte finale. Un minuto. Andiamo indietro, questa è la fine. Andiamo avanti. Frame, torniamo indietro, pian pianino, e dopo questo fotogramma tutta pubblicità. In questo modo avremo eliminato tutta la pubblicità. Torniamo indietro, se noi guardiamo il film, lui automaticamente salterà la pubblicità e partirà da dove abbiamo fatto il primo taglio. Una volta fatto questo, si può guardare la registrazione senza pubblicità, oppure tornando indietro si può far sì, praticamente possiamo fare sì che venga creato un file in modo tale da magari metterlo su un DVD, la registrazione appena fatta, utilizzando dei menu. Per far sì di poter immagazzinarlo su un DVD, perché è un DVD con la registrazione, è necessario andare avanti, andare su opzioni lavoro e trascodificare il file. Utilizziamo una qualità media della registrazione. Fatto questo, lui in automatico inizierà la trascodifica del file. Infatti, come vedete, è apparsa la forbice. E lui in background continuerà a trasformare questo file in questo film. Si possono scaricare tutte le locandine, la trama dei film tramite questo apposito menu. In questo caso l'esempio può essere fatto sotto DVX qua, in cui aprendo il menu, facendo un search, lui si collegherà sul DB dei film, IMDB, e scaricherà tutti i dati relativi al film. Oppure, nell'eventualità che non si riesca a trovare il film, si può inserire manualmente il numero di IMDB del film. Nel nostro caso possiamo fare un search e far sì che appunto trovi il film, che è relativo al DVX, e scaricare tutte le informazioni riguardanti il film. Tornando nel menu principale, nella sezione multimedia, ok, ritorniamo su guarda video, e a questo punto troveremo appunto tutte le informazioni scaricate del DVX che ci interessa. Possiamo visualizzarlo, ok, avanzare e iniziare a guardare il film. Se siamo stanchi di questo film si può tornare indietro, magari andare su drammatici o DVD. Parte la sezione film, c'è la sezione appunto si può ascoltare la radio, sempre tramite questo menu. E le varie stazioni radio presenti. Padova. Sempre con la radio attiva si può navigare nei vari menu, ok, per dopo ritornare e fermare l'ascolto della radio. Un'ulteriore sezione multimediale può essere guardare le registrazioni prese dalla TV digitale o analogica, in questo caso un Lupin III, e qui vediamo tutta la registrazione. Avanziamo velocemente per dopo fare play e vedere la registrazione dove vogliamo. Torniamo indietro sulla parte musicale. A questo punto ci troveremo una playlist già presente, ok, ritornando indietro sempre tramite telecomando. Per visualizzare tutta la struttura d'albero della musica presente nel Media Center, andiamo per esempio negli album, MP3, MP3, ascoltiamo tipo questa canzone, possiamo visualizzare a schermo intero l'animazione, passare all'MP3 successivo o quello successivo ancora naturalmente,
fatto questo, possiamo ritornare nel classico menu. Tutti in questo menu è possibile cercare un MP3. Cerchiamo tipo prima tastiera, tutto battiato. Un attimo che arrivo. Batti, eccolo qua. Scegliamo una canzone che ci interessa, andiamo giù di una pagina. Vediamo un po', una canzone famosa forse. Se trovo. Scegliamo questa canzone. Aggiorniamo la playlist sostituendo con questa canzone la playlist del giornale. Torniamo all'inizio nella playlist e troveremo la canzone appena cercata. A questo punto si possono inserire o tutte le canzoni dell'artista o l'album o il genere o l'anno relativo all'MP3 selezionato. Noi facciamo tutte le tracce dell'album, inseriamo dopo questa e vengono visualizzate tutte quante le altre tracce. A questo punto, se non riusciamo, possiamo continuare ad ascoltare l'MP3 in sottofondo, passando magari nella sezione immagini. A questo punto possiamo visualizzare tutte quante le immagini presente sempre nel Media Center, magari quelle mie. Vediamo queste immagini, andando nel menu di sinistra possiamo visualizzarle come slide shot, tutte le immagini appunto presenti in questa diretta. E con la polizia di animazione si passerà da un'immagine all'altra. Oppure manualmente si può avanzare dell'immagine o indietreggiare a proprio piacimento. A questo punto, sempre davanti al menu principale, fermiamo l'MP3 che sta avanzando. Passiamo alla sezione giochi. Nella sezione giochi troviamo i favoriti oppure suddivisi per categorie in base a quelli presenti sul Media Center. Scegliamo tipo un gioco, tipo questo, per creare il emulatore Amiga in questo caso. Utilizzando sempre il joypad wireless, seduti comodamente in poltrona o divano o sedia, chi più ne ha più ne metta, possiamo partire col giochillo. E qui si può iniziare a giocare piacevolmente al gioco selezionato. Una volta concluso si può uscire dal gioco e dire: ah caspita, voglio giocare con un altro gioco in un altro emulatore. Selezioniamo questo gioco qua, aggiungiamo i crediti necessari e partiamo col gioco. Andiamo finché siamo stanchi, una volta stanchi usciamo dal gioco e selezioniamo un altro gioco, in questo caso Scum VN. In questo caso possiamo utilizzare il mouse per giocare
questo è sempre un altro gioco disponibile. Una volta che abbiamo visto la varia presentazione, siamo stanchi di questo gioco, apriamo un menu e sempre tramite il mouse usciamo da questo gioco. Adesso vedremo la parte gestione CD e DVD. All'interno di questo menu potremo appunto riprodurre dei DVX su DVD o CD, riprodurre un DVD, trasformare un DVD in DVX.